Ce lo dicono i giornali, ce lo dicono le televisioni, ce lo dice internet, l'ostentazione del lusso è sempre più sotto i nostri occhi. Cosa si nasconde dietro a questo? Ne parliamo con i nostri ospiti in studio, Stefano Zecchi, docente di estetica, e il nostro Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Come diceva Giacomo, diventa sempre più presente nelle nostre vite. Uno degli esempi forse più attuale è quello del presidente, del futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ne ha fatto la sua forza. Guardiamo insieme questo servizio di Luca Lossi. Bisogna sentirsi circondati da cose attraenti, così da diventare attraenti anche noi. È il pensiero di Angelo Donghi, uno dei più influenti interior designer al mondo, a cui si deve tra le tante creazioni anche la Trump Tower a New York. Il superattico dove vive il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America insieme alla sua Melania e al figlio Barron, in attesa di traslocare nella più modesta Casa Bianca. Attraente, Trump lo è diventato davvero. Partito come outsider per scalare le resistenze dei repubblicani, Donald è riuscito a conquistare un consenso inimmaginabile. Ha parlato alla pancia, con toni accesi, politicamente scorretti. Ha parlato anche la sua ricchezza, mostrata con sfacciataggine e il lusso di cui ama circondarsi. Io ho vinto, tu puoi vincere. La middle class, quella depressa da anni di crisi e da una tassazione record, ha visto in lui un modello del self-made man, extra lusso. Figlio di un immobiliarista, al contrario del padre, Donald ha puntato subito in alto, occupandosi solo di location esclusive e affari a 5 stelle. Ed eccolo a voi, il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Superattico con vista sul Central Park, con arredi in oro 24 carati, appartamenti e campi da golf in tutta l'America e un capitale stimato di 4,5 miliardi di dollari. Professore, siamo partiti da un esempio pratico e soprattutto un esempio che è diventato concreto. Ma perché il lusso attira tanto, l'ostentazione del lusso, non il lusso in sé, ma l'ostentazione del lusso attira tanto giovani e anche adulti? Vede, adesso il servizio che avete mandato, Trump è oggi, domani quando si siederà alla Casa Bianca, l'uomo più potente del mondo. E si sta facendo un discorso sul lusso che rappresenta la sua storia, la sua identità. Però si dimentica una cosa, che il lusso ha sempre rappresentato il potere, perché non mi si può dire che Luigi XIV a Versailles fosse più povero di Trump. Ecco, il lusso ha sempre avuto questa funzione di rappresentare ciò che è alto e differenziarlo da ciò che è basso. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui la democrazia tende a rappresentarci ipocritamente in una eguaglianza che non esiste, e quindi ci si scandalizza della Trump Tower, di questi tre, perché sono in realtà tre appartamenti che lui ha, tre attici uno sopra quell'altro. La vera questione è il cattivo gusto, cioè il kitsch che non c'era, che so, nella Reggia di Versailles, mentre c'è lì. Oggi c'è una assenza totale di educazione estetica, per cui noi finiamo per, rispondendo alla sua domanda, esaltarci e nello stesso tempo stracciarci le vesti di fronte a questa esibizione del lusso che in fondo è figlia di una sbagliata educazione alla bellezza. Ecco. Quindi tutto nasce, come sempre e come in tutto, dall'educazione che si riceve. E quando oggi, in fondo, l'educazione estetica sembra che sia una cosa assolutamente inutile, poi ci si stupisce del cattivo gusto che ci circonda e del fatto che tanti giovani sono affascinati dal cattivo gusto perché non hanno avuto un minimo di educazione estetica. Che poi lei mi può dire, cosa me ne faccio? No, no, l'educazione estetica è alla base dell'educazione sentimentale. Tu rispetti una cosa bella, tu rispetterai sempre la persona che ti sta di fronte. Tu non violi, non sfregi una cosa bella, tu non rovinerai mai il volto dell'altro, perché lo rispetti, perché rispetti l'identità e l'inviolabilità dell'altro. L'ostentazione del lusso è figlia, non, ovviamente, della ricchezza. Nel Vangelo, Don Marco, come viene raccontata la ricchezza? Beh, questo è uno dei concetti forse anche per certi versi più sorprendenti,
Soprattutto se pensiamo a quella forma di catechesi più o meno ortodossa alla quale siamo stati noi abituati, perché di per sé la prima immagine che ci viene in mente è quella di un Dio che condanna la ricchezza, di un Dio che prova disgusto per la ricchezza. Poi basterebbe aprire l'inizio e la fine del Vangelo per capire invece che il concetto è un altro, perché Dio era bambino quando ha lasciato che ad adorarlo tra le prime persone ci fossero tre magi che portano doni che non sono proprio doni elementari, portano l'oro, l'incenso e la mirra. Se poi dopo 30 anni andiamo a vedere il giorno in cui Cristo muore e scopriamo che ad offrirgli la possibilità di un sepolcro dignitoso è un uomo ricco come Giuseppe d'Arimatea, no? Che si presenta come amico e dice: io c'ho ancora un debito di riconoscenza nei confronti di quest'uomo. Quindi di per sé Gesù Cristo è uno che ha familiarità con la ricchezza, frequenta genti ricche, si lascia invitare dai ricchi, va ad incontrare anche quelle persone che possono con la loro ricchezza dare speranza agli altri. Allora uno potrebbe dire: ma perché Gesù condanna in quelle pagine di Vangelo la ricchezza? In realtà Gesù non condanna la ricchezza, condanna l'uso errato che una persona fa della ricchezza. Ed è l'emblema, no, del giovane ricco che paradossalmente oggi, per un caso fortuito, lo corrispondiamo con questi giovani ricchi. A questo giovane ricco Gesù dice una frase bellissima, visto che era arrivato a 99. Per arrivare a 100 che cosa gli dice? Le dice: se tu vuoi essere perfetto, cioè se tu vuoi toccare la felicità, vai a casa, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi torna e seguimi. Qui la traduzione più semplice qual è? Vai a casa, prendi le tue ricchezze, vendile con i soldi che ricavi, no, aiuta i poveri, certo. Ma ce n'è una molto più fine, che si intona benissimo con il concetto della bellezza della quale oggi stiamo parlando, che è questa. Cioè Gesù dice a questo giovane: vai a casa, guarda le tue ricchezze, tutto quello che possiedi, magari l'hai anche ottenuto onestamente, guarda in faccia tutto questo e di alla ricchezza: io sono il tuo padrone. Non accettare che la ricchezza diventi il padrone di te stesso. Questo probabilmente, no, è il corrispettivo evangelico di quello che diceva il professore, dove, no, a quel giovane ricco Gesù che cosa dice? Ritrova la vera identità della bellezza, certo, e della ricchezza. Capirla. E in questo senso il Vangelo è meraviglioso perché nel Vangelo non si governa con la paura, si governa con la gioia, si governa con la bellezza. E quindi c'è un Gesù che dice: la ricchezza, della ricchezza fanno il buon uso, ma soprattutto non accettare che la ricchezza diventi la padrona del tuo cuore, fino a farti credere che cosa? Che tu vali non per quello che sei, ma per quello che possiedi, magari perché hai ereditato, tra l'altro, non perché hai conquistato con le tue mani. Proprio per questo il lusso diventa un peccato, nel senso, il lusso visto come accettazione della ricchezza e farlo diventare il nostro padrone diventa quindi un peccato, giusto Don Marco? E questo è il passaggio? Ma certamente il peccato, come l'eresia, nasce sempre da qualcosa che è giusto, no? Nasce da una percentuale di bontà, di verità, di bellezza che c'è, ma poi questo viene estremizzato, no? Quindi quando la bellezza perde la sua identità vera, no, perde quello che, per il quale è nata, allora aiuta l'uomo ad entrare dentro a questa fase in cui, perdendo la misura, arriva a fare che cosa? E abbiamo anche sentito questa espressione, no? Arriva a delirare, cioè ad andare fuori a quel concetto di misura fuori della quale la bellezza perde la sua forma. Perché è così. Comunque il lusso nella tradizione agostiniana e poi tomista riprende il tema classico, platonico, cioè il lusso come il superfluo, come l'inutile, solo che ci aggiunge un dato fondamentale, questo è Sant'Agostino, cioè, e che poi viene ripreso nella Summa di Tommaso, è peccato, diventa peccato. Allora, è indiscutibile che questo tipo di tradizione teologica veda nel lusso quel superfluo, perché, a mio parere, adesso lei diceva una cosa importantissima, perché non è legato alla bellezza, ma soltanto a il qualcosa che è superfluo. Quando il lusso si lega alla bellezza, cioè quando il lusso diventa la contemplazione o la proprietà della cosa bella, il lusso si riscatta da questo
elemento di quel condanna. Quel cattivo gusto di cui parlava lei, diciamo, quel... Ma anche, vede, si può, nel linguaggio comune poi spiega molto tante, bene tante cose. Uno dice, oggi avere tempo libero è un grande lusso. Certo, bisogna saperlo spendere. E tempo proprio libero. Questo richiama un po' quello che è il nostro Occidente, cioè il nostro Occidente che forse sta perdendo quei valori come il lusso del tempo, e in questo il cattivo gusto può essere visto come decadenza dell'Occidente. Ma se, dunque, adesso lei richiama questo mio ultimissimo libro, Paradiso Occidente. E sì, il sentimento della decadenza è un sentimento che non ha più quei grandi progetti, quelle grandi utopie, abbassa la qualità. Però c'è da dire questo, che la nostra cultura occidentale, pur non avendo più quei grandi momenti di utopici, progettuali, quella grande arte, quella grande visione filosofica, continua ad avere, e questo l'ho chiamato paradiso occidente, un piccolo modesto paradiso in cui c'è ancora possibilità di conoscere ciò che significa libertà, c'è ancora la possibilità di credere nella bellezza come un vero e proprio progetto antinichilista, che è la vera malattia spirituale del nostro tempo, e questo piccolo paradiso consente ancora una visione aperta al futuro, cioè la speranza. Ecco, quindi io di fronte a una ho un modo di pensare la nostra cultura sempre in negativo, dove, ecco, decostruisce i valori, li annienta. Ho voluto mostrare che noi viviamo ancora e dobbiamo difendere quella visione umanistica che ha costruito la nostra storia, filosofica, sociale, religiosa, estetica. Ecco, questo secondo me è paradiso occidente. Ecco, noi ci scontriamo a fronte di questo però con fenomeni che riguardano appunto l'ostentazione di questo lusso e la ricerca anche in qualche modo della felicità in questa ricchezza e in questo lusso. Come mai questo avviene, Don Marco? Perché secondo me c'è un'immagine che anche leggendo i giornali, soprattutto di quest'ultimo periodo, in cui la bellezza viene ostentata, cioè non viene vissuta, viene ostentata, e quindi diventa una merce quasi di scambio, oppure diventa un criterio per dire quanto io posso valere. E al mio paese, cioè nella mia terra, dove il vino è un po' un emblema, è un po' una cifra anche, no, della nostra terra, lo si potrebbe tradurre così, no? Che si continua a bere del pessimo vino, l'importante è che i bicchieri siano di cristallo. No, cioè, che cos'è che sta succedendo? Che la forma, a volte, va ad influenzare anche quello che è il contenuto. E da questo punto di vista, il mio pensiero, cioè quello che mi rimbalza dentro quando leggo, perché ci sono anch'io dentro questo mondo, anzi, paradossalmente, vivendo parte del mio tempo in carcere, io sperimento il tradimento che poi il lusso perpetua, no, in quelle storie dentro alle quali prima c'era stato anche forse il sospetto di diventare felici esagerando, ma ci sospetto una fortissima fragilità all'interno, nel senso che quando quello che io possiedo va a superare oppure va ad identificare quello che io sono, a volte c'è il sospetto che dietro a questa ostentazione ci stia anche questo bisogno di dire ma io comunque valgo per qualcosa. Ed è una bellezza che diventa di cattivo gusto, perché il bello, anche il bello, quando è troppo, diventa un qualcosa che storpia la bellezza. Da questo punto di vista, questo concetto della fragilità a me da una parte preoccupa, perché vedo come a volte viene messa a tacere, dall'altra parte però è anche indice di un qualcosa che nemmeno la ricchezza sfrenata ad un certo punto riesce ad appagare come sentimento del cuore. Questo andare oltre, questa identificazione, come dicevi te prima, Don Marco, fra quello che io ho e quello che sono, quello che posso essere, avviene e avviene molto spesso anche nei giovani ultimamente. È il caso di alcuni format televisivi che poi appunto hanno raggiunto questa forma e che ci raccontano proprio l'esperienza di giovani molto, molto ricchi. Vediamo insieme. Abito a Verona, a Milano e a Venezia e dappertutto, perché ho case in giro per il mondo. Giovani e ricchi, rich kids per chi naviga sui social network. Per noi sono semplicemente figli di papà.
quelli che non hanno dovuto sudare nulla per ritrovarsi un patrimonio. Certo, i ricchissimi dalla nascita sono sempre esistiti, ma prima si nascondevano, per paura di suscitare invidie, per un comprensibile senso di colpa, semplicemente per prudenza. Oggi invece se non appari non sei nulla. E così la gara dei rampolli del terzo millennio è a chi si mostra spudoratamente ricco. Foto surreali, soprattutto su Instagram, tra macchine completamente d'oro, bottiglie di champagne usate per pulire lavandini, scontrini testimoni di serate con consumazioni da 10.000 euro, elicotteri parcheggiati per evitare noiose code mattutine. Ma gli scatti non bastano, la TV, solita curiosona, è andata a ficcare il naso in questo nuovo fenomeno. Documentario di 4 puntate in onda su Rai 2, seconda serata, ma boom di ascolti e anche tantissime polemiche. Mi è venuto in mente perché è una cosa che mi piacciono le cose d'oro, c'ho l'orologio oro, sono le catenine d'oro, braccialetti d'oro, ho detto facciamo anche la macchina d'oro. È servizio pubblico intervistare un tipo del genere? Non è il problema di MTV, che del mondo giovanile non ha mai nascosto nulla. Figuriamoci se si lascia scappare un format così appetibile. La ricchezza è il nuovo docu-reality di 14 puntate in onda da stasera. I protagonisti sono già personaggi, non hanno paura di nulla, non hanno paura di straparlare, di essere criticati. Sono fuori le righe già appena nati, tra culle firmate e gioielli al posto delle apette. Sono loro le nuove icone pop. Nuove icone, come vengono definite dal servizio, ma in realtà un ragazzo di oggi, un ragazzo moderno, come può mai identificarsi in uno di questi ragazzi? Cioè, poi qual è il passo? No, non ci siamo. No, perché questa rappresentazione della gioventù, come se tutti i giovani fossero questi, a me non va. Cioè, questa è una rappresentazione che effettivamente fa spettacolo, ma di una realtà giovanile deviata. Io più da 40 anni insegno, vedo tanti giovani effettivamente lavativi, anche cafoni, ma quanti mi emozionano per la loro dedizione, per la loro capacità di comprendere l'importanza dello studio. Sai cos'è? Che non fanno notizia. Non fanno notizia. Lei pensa che possa interessare fare un format sui ragazzi che studiano? Sui ragazzi che si alzano la mattina alle 6 per andare a lavorare? No. Quindi questa è indiscutibilmente quella che avete presentato, che verrà trasmessa, un'immagine di una parte della nostra gioventù, di una gioventù secondo me apparentemente fortunata, perché io mi chiedo, anche qui vede, la mia esperienza è questa, tante volte vedo situazioni che magari non riesci a spiegartele, allora io ricordo sempre a chi mi fa delle domande, a chi vuol capire quello che io ho capito. Volete capire chi è un giovane? Guardate i suoi genitori. Volete capire chi è un ragazzo? Guardate i suoi genitori. E allora lì capirete perché è così. Allora, questi ragazzi che, come quell'imbecille lì con la macchina d'oro, io vorrei conoscere suo padre e sua madre. Cioè, io vorrei sapere chi sono, cosa gli hanno spiegato, cosa gli hanno raccontato della vita. Questo è il problema. Cioè, il problema ritorna sull'educazione familiare, su chi ha avuto la responsabilità di crescerli. E poi naturalmente la scuola che è una vera malata, perché insomma se io affido, io sono un papà diversamente giovane, lo sapete. No? Ecco, se io affido mio figlio a una maestra d'asilo, ma questa maestra deve essere bravissima, uno non può essere parcheggiato lì. Quindi, naturalmente, per tornare, questi ragazzi, poveracci, fanno spettacolo, né più né meno come fanno spettacoli i pagliacci del circo. E chi li guarda sono poveracci che hanno l'invidia di una malattia, che è la malattia della propria spiritualità, cioè del proprio nichilismo. Torno a dire, il nichilismo che è la vera malattia spirituale del nostro tempo, dove il niente e il tutto finiscono per essere la stessa cosa. Scusate. No, prego. Però questo ci spinge a interrogarci ulteriormente, perché
Se questi sono esempi che sono presentati in un certo modo, naturalmente ci viene da interrogarci sul ruolo sia dei media che presentano queste storie, sia dei social da cui queste storie molto spesso nascono. Ma guardi, la televisione, io vi spiego adesso un segreto. Vi dico come ci si libera dalla televisione. Si piglia il telecomando e si fa tic, buio. Magari non in questo momento. Vede? Vede? Allora, perché non in questo momento? Perché c'è da augurarsi che quello che noi stiamo discutendo sia qualche cosa di buono, di valido, di utile, eccetera, eccetera. Ma chi guarda, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, anche lì ci deve essere un controllo. La televisione sembra che sia la responsabile di tutti i mali del mondo. La televisione, come dai social, ci si difende eliminandoli. Io con mia moglie in questo, tanto in tante cose non siamo d'accordo, ma in questo siamo d'accordo, cioè certe cose non le facciamo vedere a nostro figlio, non le facciamo vedere. E poi crescerà, certo, crescerà, quando avrà 16, 17 anni, tu non gli puoi proibire una cosa, ma tu ti auguri, certamente io mi auguro, ma se no non mi alzerei neanche più la mattina per andare a scuola. Cioè, se tu non sei riuscito a consegnargli un minimo di significato della vita in cui tu credi e gli trasmetti, ma che cosa hai messo al mondo un figlio a fare, voglio dire? Perché deve... Cioè, a 16-17 anni vuol dire che ha vissuto 16-17 anni, e se tu dietro non c'hai un'educazione, basta, è finita, quello che è pazienza, se li trova lui e lui cercherà di riaddrizzarli, capisci? Questo è il problema. Cioè, bisogna avere fiducia nell'educazione che viene data dalla famiglia. Non ci sono santi. Mi permetto di aggiungere, non solo dalla famiglia, ma anche, appunto, abbiamo Don Marco qui, da quella che può essere la Chiesa, e uno degli esempi che abbiamo oggi di sobrietà è proprio questo Papa Francesco. Ci siamo segnati una frase che vi voglio leggere, appunto per fare informazione, ecco. In una società spesso ebra di consumo e di piacere, di abbondanza e di lusso, di apparenza e narcisismo, Gesù ci chiama ad un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l'essenziale. Don Marco, sono anche proprio vivendole queste qualità che il Papa ci insegna ad essere sobri e forse a dinegare un po' il lusso? Sì, io penso che quello di Papa Francesco sia un bellissimo invito ad una sobrietà, che soprattutto in questo momento noi lo sentiamo un invito ad una sobrietà materiale. Ma penso che qualsiasi Papa, penso anche a un Papa come Benedetto XVI, che ci ha abituato ad una sobrietà anche intellettuale, non solamente materiale, perché anche lì c'è un eccesso, no, dell'uso della parola, di questa sfrenatezza, di questa ostentazione anche, no, di quello che è il nostro linguaggio. Ora, a me, vedendo tutto questo e pensando a quello che dice Papa Francesco, ma che dice tutto il Magistero della Chiesa, lo sintetizzerei con una convinzione di Antoine de Saint-Exupéry, quando ad un certo punto diceva: si può essere da soli nel deserto, ma si può essere molto più soli in mezzo agli uomini. A me queste immagini parlano di una solitudine che è gigantesca, parlano di un'offesa anche all'intelligenza. Perché? Perché io non la chiamerei questa bellezza. La bellezza è un qualcosa che si guadagna, e ce l'ha insegnato soprattutto il Novecento, il recupero anche della teologia, della filosofia, ma della letteratura. La bellezza, quella che è tale, non ha bisogno di spinte, di essere ostentata, ma affascina da sé. Io, sinceramente, ma questo è proprio soggettivo, di donne così non mi innamorerei. Non mi innamorerei perché? Perché abitano in tutto il mondo, quindi mi dicono che non hanno un'identità. Ma soprattutto non mi innamorerei perché? Perché se questa è la normalità, io preferisco essere felice nella vita. E quando sento questa spinta sull'acceleratore, mi viene in mente che la virtù, quando viene ostentata, è come un diamante tagliato male, no? Perde quella che è la bellezza, perde la luminosità. E in questo senso benvenga la Chiesa quando è capace di vivere una bellezza che poi racconta,
ma soprattutto benvengano quelle persone normali che dentro alla quotidianità non fanno fatica ad arrivare a fine mese, però almeno non hanno questo problema, no, siccome c'è un braccialetto d'oro, c'è un orologio d'oro, allora mi faccio anche una macchina d'oro. A me fa paura questo, non fa paura che questa sera MTV racconti in 10-15 puntate questo, perché MTV ha fatto del lifestyle giovanile la sua cifra. A me fa molto problema e letteralmente mi fa schifo che una televisione che è pagata anche con i soldi di mio papà, no, dentro alla sua bolletta, cerchi di vendermi per normalità quello che è eccesso, cioè quello che è un'ostentazione della banalità, e questo per me non è la normalità. Professor Zecchi, anche richiamando a quello che ha detto Don Marco, ritorniamo al suo libro Paradiso Occidente, ritorniamo alla parte finale di questo libro, perché forse c'è un attimo racchiuso tutto quello che abbiamo detto. Lei fa riferimento ad un racconto di Dostoevskij, Il sogno di un uomo ridicolo, e proprio a quel sogno lei, diciamo, vede in quel sogno il futuro, la speranza è l'unica possibilità che noi abbiamo. Come possiamo salvarlo, quell'uomo ridicolo che in realtà poi siamo tutti quanti noi? Beh, lì il paradiso occidente non poteva che finire così, cioè l'idea della continua, necessaria capacità di sognare. E allora anche qui è un fatto di educazione. Io credo che si debba incoraggiare i giovani a sognare. Sognare, saper trasformare i sogni in idee e saper trasformare poi le idee in realtà. La interrompo, quel sogno che noi vediamo, cioè quella ricchezza ostentata che per molti ragazzi però diventa un sogno, in quel caso però non è il sogno bisogna vero. Bisogna insegnare a sognare, che cosa dobbiamo sognare, e non sono tanti i sogni notturni che quelli li lasciamo agli psicanalisti, si possono evitare meglio. Ma no, i sogni ad occhi aperti ciascuno di noi fa in un momento di pausa, di noia, di solitudine. No, imparare a sognare, e saper sognare. E allora questo saper sognare significa saper aprirsi al futuro, saper capire cosa in fondo ciascuno di noi, che grazie a Dio ognuno di noi ha la sua sensibilità, la sua storia, è capace di poter realizzare. Ecco che io credo saper sognare, e oggi un ragazzo ha molta paura, perché ha molta paura del futuro, ha molta paura di poter portare nel mondo le sue aspirazioni. Questa è una vera e propria tragedia. E infatti se un ragazzino non sogna, non pensa a quello che può diventare, finisce per essere prigioniero dei sogni e delle illusioni degli altri. E quindi sognare, saper poi trasformare i sogni nelle idee, le idee in realtà, e il padre, due passi indietro, però pronto a raccogliere il figlio quando cade. E non dirgli hai visto, non rimproverarlo. Ecco, credo che questa sia la vera forma di educazione elementare. Cioè il papà due passi indietro, e purtroppo il padre, che è la storia, tu togli il padre, togli la storia, togli le radici, oggi i padri sono scomparsi. Non ci sono più papà. Colpa anche delle mamme, che dicono faccio tutto io. Sì, la moglie. Ci rimangono i padri spirituali come Don Marco. Guardate, veramente, papà purtroppo è un illustre sconosciuto. Invece c'è un bisogno di padri, ma al di là adesso delle famiglie tradizionali, convenzionali, anzi se una famiglia si riforma, eccetera, il papà ha una responsabilità maggiore. Papà è la storia, tu togli il padre, togli le radici, e una mamma, per quanto brava, non potrà mai surrogare la funzione del padre, mai. Stefano, lei poco fa parlava di imparare a sognare. Don Marco, dal tuo punto di vista e dal tuo ruolo anche, come possiamo farlo? Non c'ho una ricetta magica, però cerco di ricordarmi ogni mattina di fare in modo che il sogno non diventi utopia. E perché il sogno possa diventare storia, è necessario sognare con i piedi ben piantati per terra. E c'è un piccolo segreto che a me hanno insegnato da bambino,
ed è questo, che ogni passo in avanti deve essere preceduto da un passo dentro, altrimenti corri il rischio di diventare un passo all'indietro. Ecco, a me piace sognare facendomi prima di tutto una domanda, cioè qual è il sogno che abita dentro al mio cuore? Perché se il sogno che abita nel mio cuore è quello di diventare un uomo ridicolo, un uomo banale, allora probabilmente la strada è giusta, è lecito sognare così. Ma se il mio sogno dentro è quello di diventare padrone, cioè protagonista della mia vita, allora ho bisogno veramente di chiedermelo ogni mattina, altrimenti il mio sogno rischia di diventare un'utopia e fare del male prima di tutto a me stesso. Grazie a Don Marco, ricordiamo il libro del professor Zecchi, Paradiso Occidente, che forse ci insegna anche un po' a sognare. Noi ce ne andiamo in un piccolo spazio pubblicitario e poi dopo ci viene a trovare un nostro amico Michele La Ginestra. Grazie ancora. Grazie ancora.